Eccoci qua, benvenuti sul mio canale. Oggi ci dedicheremo ad uno spacchettamento. Finalmente è arrivato il Kinder Beauty Box di questo mese, ovvero di maggio. So che le aziende questo mese, soprattutto le aziende che si occupano di pacchetti di questo tipo, di box, si sono trovate un po' in difficoltà con le spedizioni per via di controlli extra che hanno dovuto effettuare per via del Covid. Quindi sono arrivati un po' tutti in ritardo, nonostante questi siano box di maggio, infatti sono arrivate appunto a fine mese. Ma come si dice da queste parti, bando alle ciance e buttiamoci nello spacchettamento di oggi. Allora, volevo ricordarvi comunque di iscrivervi al mio canale, e per farlo dovete cliccare semplicemente questo pulsantino rosso qui sotto e dovete anche attivare le notifiche, quindi toccare la campanellina per non perdervi nemmeno uno dei miei video. Ma vediamo cosa c'è dentro questo box, che non riuscirò ad aprire perché ovviamente è tipo super blindato. Allora, Kinder Beauty Box, che si presenta così, e c'è tipo dentro un sacco di roba come al solito. Allora, cominciamo. Abbiamo già visto qua subito. Allora, questo è il primo prodotto che troviamo dentro al Kinder Beauty Box ed è una maschera al succo di spinaci, broccoli, mela e cavolo, che non vedo l'ora di provare, profumerà tantissimo, suppongo, ed è una crema appunto, una maschera appunto anti-aging, quindi serve per la veneranda età e per riuscire a coprirla, soprattutto per la mia di veneranda età, che ormai insomma si è fatta un po' una certa pure per me. E questo è il primo prodotto. Che faccio? Apro qua? No, non voglio nessuna anteprima, non apro il fogliettino. Secondo prodotto che trovo è questo qui, Yafamo, ed è un olio rosehip, non so cosa sia, alla rosa. Ok, ce la possiamo fare, alla rosa canina, rosa canina, olio di vinacciolo e albicocca, credo che sia, vabbè, non ho capito cosa serve. Ovviamente puzza tantissimo di olio di vinacciolo, ma va bene perché probabilmente ha una qualche funzione, anche se non riesco a capire a che cosa serve, ma lo vedremo dopo quando aprirò il fogliettino. Altro prodotto, altro giro, altro prodotto, è questo qua, ed è Do Over Willing Beauty. Allora, dovrebbe essere una crema, come si chiama, un detergente per il viso, non so se è di quelli che fanno la schiuma o meno, però sono contenta perché ne sto ben provando uno in questo momento, vi lascio una foto qua da qualche parte, e mi sta lasciando abbastanza soddisfatta. Non mi ricordo se l'avevo trovato nella BB Box o nel Kinder Beauty Box, ma è un gommage per il viso e mi sta piacendo veramente tanto, però ne provo sempre uno in più perché si sa, Susan Yara di Mixed Beauty consiglia sempre di fare una doppia pulizia la sera, quindi potrei alternare, cioè potrei usare tutte e due queste cose la sera. Vediamo che cos'è. L'odore non lo sentiremo mai perché ovviamente è chiuso, ma lo aprirò per sentire l'odore. Vediamo se riesco a togliere. Non ce la farò. Opla. Ok, ha una consistenza gel, non riesco a farvelo vedere perché è trasparente, ma ha una consistenza gel, quindi direi che è adattissimo alla doppia pulizia che consiglia Susan Yara. Top. Altro giro, altro regalo, vediamo che cos'è, della Medusa's Makeup. L'altra volta mi è arrivato il Kinder Beauty Box e ho fatto un disastro, ragazzi, su quel letto, e oggi infatti, come vedete, lo spacchettamento non lo sto facendo sul letto. Credo che sia una polvere, un ombretto in polvere per gli occhi, e ha questo colore, sembra quasi mattonellato, ma vedo che in video non rende bene perché sembra veramente mattonellato e poi dal vivo lo guardi e sembra un po' più rosato, però lo proviamo subito, se riesco ad aprirlo chiaramente. Ce la faremo? Non ce la faremo? Non ce la faremo, ragazzi, perché non riesco ad aprire, a togliere questa cosa che serve per chiudere i buchi dell'ombretto. Beh, prenderò il coltello. Non ci resta che prendere il coltello, che sicuramente mi amputerà una mano in questo momento. Oh, ecco, ce l'ho fatta. Meno male, e dico meno male che non ero sul letto, perché questa roba mi è caduta tutta sulle mani. Molto bene. Allora, sì, effettivamente è bello
scuretto, bello forte come colore, ma mi gusta per l'estate. Guardate qua, è un, proprio un color mattonella molto molto forte. Forse l'amore sta bene, non so, a me penso che starà bene, vedremo, vedremo. Non voglio entrare troppo nel dettaglio perché devo anche trovare l'occasione per metterlo. E onestamente al momento non è che sono proprio una donna di mondo, diciamo. E poi abbiamo l'ultimo prodotto, che è questo attrezzo qua. C'è una palla dentro? Ok, c'è una palla, poi vediamo che cos'è. E dovrebbe essere semplicemente una cosa da shakerare e poi spruzzarsela addosso, ma non ho capito a che cosa serve. Si chiama Renew più Dew. Non so cosa voglia dire, ragazzi, adesso andiamo a vedere comunque di che cosa si tratta. Prendo il nostro bel fogliettone. Allora, abbiamo detto che abbiamo questo Do Over Cleanser che vale $18. È idratante e riesce e astringente. Riesce ad essere astringente anche senza seccare la pelle, quindi è sicuro anche per la pelle sensibile, anche per le pelli sensibili. Questo qua, valore $18, scusatemi. E poi abbiamo la nostra fantastica maschera al cavolo, spinaci, broccoli e mela. Sì, cioè mi fa ridere, cosa devo fare? Mi fa ridere questa cosa. E ha il valore di $6 e serve per, serve appunto, abbiamo detto che è anti-età, quindi serve per minimizzare le rughe, e io ne avrei tipo super bisogno. Di cosa stiamo parlando? Ormai sono una vecchia pure io. E oltre a questo riesce appunto a far apparire la pelle più giovane di quello che è. Staremo a vedere. Sarebbe sempre bello sapere se queste cose si possono usare anche in gravidanza, come mi chiedete sempre via messaggio privato su Instagram. Ah, se non mi seguite su Instagram, mi raccomando, seguitemi, vi lascio qua in sovraimpressione il mio indirizzo. Vedrò gli ingredienti e valuterò come al solito. E poi abbiamo questo eye dust, questa cosa qua di questo colore, long lasting pure, molto bene, chissà come farà a toglierla. Comunque ha il valore di $8, mentre l'olio, quello Rose Hip, che dice di applicare 2-3 gocce di questa cosa sulla pelle pulita e massaggiarla fino ad assorbire. Questa cosa serve a idratare e ha delle proprietà anti-età e vale $21. E infine abbiamo questa Dew Renew Mist, che vi ho fatto vedere prima, questa cosa che si shakera in sintesi, che ha il valore di $24. E a che serve? Niente, è una body mist, serve semplicemente per spruzzarsela e sentirsi più idratati. Speriamo che profumi. Vabbè, dai, ho capito, fatemi annusare sta roba, che non voglio dirvi una cosa per un'altra. Allora, molto bene, mi ha tipo stesa. L'odore è molto molto forte, ma è buono. Sa tipo di, non lo so, sa tipo un po' di erbe, ma ci sta. Ha un effetto rinfrescante, quindi mi piace. Vi ricordo che il Kinder Beauty Box costa $24 al mese senza spese di importazione eccetera eccetera, quindi direi che per $24 insomma abbiamo parecchie cosine, anche perché il totale di quello che ricevete, devo fare calcolo con la calcolatrice, sì, cosa vi devo dire, sono una capra in matematica, è una delle poche cose che veramente è lontanissima da me. Allora vediamo, 18 più 6, sì, devo fare anche 18 più 6, più 8 più 21 più 24. Allora, come vedete, il risultato è 77. Direi che il valore $77, ne pagate 24, ne vale la pena. Detto questo, io vi lascio e noi ci vediamo al prossimo spacchettamento, al prossimo video. Vi ricordo che i miei video escono tutti di giovedì alle 12. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!